Giampaolo Rigo, richiesta degli atti che riguardano il collaudo e soprattutto anche i lavori che sono stati effettuati sul sentiero dell'Arco Magno. Perché questa richiesta? La richiesta proviene dal fatto che è evidente che l'altro ieri si è avuta questa frana, per cui crediamo sia giusto accertare tutte le eventuali responsabilità e capire da che cosa sia dovuta questa frana. Per cui intanto abbiamo chiesto tutta quanta la documentazione per dare anche noi un'occhiata. Preoccupati se dovesse essere confermato l'atto doloso. L'evento è sicuramente molto grave, ma ancora più grave sarebbe se qualora venisse accertato il dolo, cioè qualora si accertasse che sia stato addirittura un attentato, si tratta di un tentato omicidio, un attentato strage, quindi è una cosa gravissima che ci preoccupa tantissimo. Significa che in giro c'è qualche pazzo scatenato che vuole far male a qualcuno. Abbiamo appreso che il sindaco ha fatto una denuncia, per cui ci aspettiamo che vengano chiarite tutte le eventuali responsabilità e si capisca veramente a che cosa è dovuta questa frana. Nel senso che se c'è una denuncia per un eventuale dolo, quindi un eventuale attentato, quando c'è un incendio, i vigili del fuoco, prima di mettere completamente a posto, cercano di capire se c'è qualche elemento di innesco. Invece lì è stato ripristinato completamente, quindi tra virgolette sono state inquinate le eventuali prove. Non capiamo come mai, diciamo, se c'è una denuncia per un dolo e poi venga ordinato di ripristinare il tutto. Forse sarebbe stato opportuno transennare, smettere i sigilli, chiamare qualche esperto per una verifica del genere, qualche inquirente, qualcuno esperto, un geologo della procura o un esperto nominato. Tecnico nominato, non mi sembra molto giusto neanche, perché in questo modo è difficile poi capire quali siano le motivazioni che hanno indotto questa frana. Tutto qua. Il sindaco Barbara Mele vuole anche avviare una discussione con la minoranza anche per quanto riguarda l'estate. Abbiamo appreso anche questo, forse sarebbe stato opportuno che ne avessimo parlato prima, però diciamo, accogliamo con favore, siamo a disposizione, anche perché lei ha affermato che l'estate è stata un'estate meravigliosa, un'estate bellissima. Noi non siamo per nulla d'accordo, nel senso che abbiamo avuto tanti problemi, soprattutto dal punto di vista della siccità, dal punto di vista idrico, l'acqua è mancata per moltissime ore al giorno, per tutto quanto il mese di luglio e il mese di agosto, quindi sarebbe stato forse meglio che ne avessimo parlato prima, ma naturalmente noi siamo a disposizione per quando si tratta di risolvere i problemi.